Ciao a tutti, io mi chiamo Federico Tossore, lavoro in Arduino e vi parlerò dell'ultima scheda di Arduino, che è l'Arduino Uno. Una piccola premessa, anche se diciamo, vi parlo di ciò su cui ho lavorato negli ultimi mesi, è la prima volta che parlo in pubblico della Uno, per cui perdonatemi se ogni tanto zoppicherò. Okay? Se c'è qualcosa che non è chiaro, se sto per scontato cose magari non capite, non c'è nessun problema, interrompetemi in qualunque momento, chiedete chiarimenti, fate le domande. Se vedo che non ce la faccio stare con i tempi con quello che voglio raccontarvi, piuttosto vi fermo io, ma voi interrompetemi pure. Okay? Adesso cominciamo un po' l'interazione. Quanti di voi già conoscono che cos'è Arduino? E quindi visto che c'è un terzo che non lo sa, corro veloce con un'introduzione su che cos'è Arduino. Arduino è fondamentalmente tre cose: è open hardware, Arduino è un'azienda che produce piccole schede elettroniche grandi più o meno come un palmo di mano, schede elettroniche sulle quali c'è un microcontrollore e tanti piccoli pin, collegamenti elettrici che servono per controllare i sensori, leggere i valori, controllare dei motori, quindi per esempio, far scattare una fotografia, una webcam quando qualcuno apre la porta di casa vostra. C'è un sensore sulla porta, c'è un attuatore, che in questo caso è la webcam, ma potrebbe essere un motore. Okay? Altro esempio che vediamo dopo è far girare un servomotore in una direzione o nell'altra a seconda di come girate di potenziamento. Tutti aggeggi di elettronica di cui io so veramente giusti noi, sono presentatori. Quindi non fatevi domande su questo. Arduino è open hardware però, non è soltanto hardware, perché nel momento in cui una scheda viene messa sul mercato, Arduino insieme alla scheda rilascia anche gli schemi di quella scheda. Quindi voi potete studiare come la scheda sta. Per utilizzare la scheda si utilizza un software, anche in questo caso è open source e si può scaricare direttamente la scheda Arduino, ed è quello che noi chiamiamo l'Arduino IDE, anche se chiamarlo IDE, diciamo, confrontato con altri ambienti di sviluppo più completi, diciamo che è un po' una forzatura, però noi ci lavoriamo, cerchiamo di farlo sembrare grande, vero, ed è alla fine il modo in effetti più semplice con cui potete, presa la scheda Arduino, cominciare a caricarci sopra un programma e farlo fare da lì. Quello che però è davvero Arduino non tanto, e quello che fa la differenza per noi è la community. Ci sono tantissima gente che in giro per il mondo scrive articoli, scrive blog su pochi progetti fatti con Arduino. La maggior parte di questi utenti alla fine si trovano sul forum di Arduino. Ad oggi abbiamo circa 1,5 milioni di post per circa 170.000 utenti, ci sono mediamente 1 miliardo di persone collegate che passano il tempo facendo un'analisi sui loro progetti, aiutando gli altri nei loro progetti e trovando soluzioni sempre più creative, diciamo, per mettere insieme quelle che vogliono interagire. Arduino serve fondamentalmente a fare due cose: servirà a una prototipare rapidamente dei progetti elettronici, per cui in generale ogni volta che vi trovate a realizzare qualcosa con roba elettronica, intendo fisica, okay? e non nel microscopio, avete sempre l'esigenza di un elemento fondamentale, di un mattoncino fondamentale, che è quello del microcontrollore, che è quello dove mettete la logica con la quale dite che un certo sensore va letto ogni tot e che a fronte di certe letture debba suonare una sirena piuttosto che debba essere mandato un altro feedback di questo tipo o altre cose di questo tipo. La logica, la programmazione avete sul microcontrollore. Arduino produce le schede, questo elemento fondamentale, quindi in realtà produce la cosa che potete dare più per scontata nel vostro progetto, che poi in realtà di Arduino vi dimenticate quasi subito, perché è nel progetto che andate a realizzare che sta la vostra creatività. Okay? Però il fatto che ci sia questo elemento fondamentale già costruito permette, e poi per esempio con questa cosa che c'è nel mezzo che è una breadboard,
permette di arrivare abbastanza velocemente a un feedback su come state andando nello svilupparti. In particolare questa cosa qua, appunto, è un solo motore e quel pistolo blu che c'è in mezzo è un poliziotto, una lunetta che si gira e fa cose. A lui non serve neanche a imparare, la seconda cosa che gli serve è imparare l'elettronica. Anche qui, a seconda di quanto nel profondo potete andare, potete imparare l'elettronica del progetto che state realizzando, oppure, visto che gli schemi, delle schede sono scaricabili e applicabili, perché sono licenziati con licenza Creative Commons, potete andare a vedere come le schede sono fatte, diciamo, non con un microscopio, sono dei processori, però diciamo comunque non è. E poi sarà praticamente imparare l'informatica, perché alla fine voi, il vostro progetto, scrivete del codice e quindi andate a scrivere una logica e andate quindi a imparare a programmare. Come funziona Arduino Uno? Scrivete l'Arduino in generale. Scrivete un computer in codice, attaccate la scheda al computer e alla scheda attaccate eventuali altre cose che volete farvi fare, premete poi il pulsantino di secondo profilo a sinistra, che è quello che lancia la compilazione e l'upload del vostro programma compilato sulla scheda. Il risultato è questo che sono io, la prima volta che ho usato un Arduino nella vita. Devo come un mandrillo, non riuscire a fare questa cosa, perché è una cosa difficile, però per un programmatore, cioè mettiti nei miei panni, no? Io scrivo software, scrivo come la matematica, no? Che cos'è un numero? Un 2, un 2, cioè come fai a spiegare a un bambino cosa vuol dire 2? Ma il software è la stessa cosa, non da intera, non si tocca. Cazzarola, io ho un pezzo di software, la stessa cosa, intera prima e poi ce l'ho io, che spippolava un potenziometro e questo muoveva un cannoncino. Un momento di massimo godere. Fine dell'introduzione. Perché siamo qui in un stay a parlare dell'Arduino Yun? Perché per la prima volta con l'Arduino Yun, Arduino Fuso nella stessa scheda. La cosa importante è anche il fatto che le dimensioni non sono cambiate, l'Arduino Uno è sempre grande come le altre schede dell'Arduino, circa un palmo di mano. Mi ho fuso il microcontrollore di prima, quello dove cercate il progetto, con il documento, con una macchina di Linux. Perché? Poi in alcune schede funziona così, che quello lì è il microcontrollore, che è un Atmel 4, e sotto quello schermino argentato c'è la macchina di Linux. Perché mettere Linux di fianco al microcontrollore? Per vari motivi, io qua ho messo un po' di immagini per evidenziare quali sono quelli che secondo me sono i più importanti. Ce n'è uno in particolare, e chiedo a voi, secondo voi, qual è, che è quello che ha fatto un po' partire tutto. Secondo voi qual è? Dice internet? Wi-Fi? Chi dice Wi-Fi? Compilatore file. Python, ok? Quindi c'è internet? C'è internet con Wi-Fi, però ha ragione lui, è internet. Perché? Cioè in realtà Wi-Fi è la seconda posizione. Perché? Perché i microcontrollori, con l'accessori di piccolini, hanno una potenza, poi vediamo dopo nelle specifiche, la parte più veramente infima rispetto anche soltanto al vostro telefonino. Cioè quella cosa lì gira a 16 MHz, ho trovato un processore che va a 16 MHz, voi dovete andare a spolverare il vostro Atom 64, che altra fosse come la 8, quello che sono sicuro. Però per fare quello che loro devono fare, cioè leggere dei sensori, muovere dei motori, va benissimo, perché se voi volete monitorare la temperatura di casa vostra e lo fate 16 milioni di volte al secondo, poi in realtà il fatto che si possano fare 16 milioni di operazioni per secondo lì permette di fare cose molto più complicate, perché con lo stesso microcontrollore pur così piccolo si riesce a pilotare un quadricottero. Sapete cos'è un quadricottero? Ok, è un elicotterino con quattro eliche, insomma, per comandate, okay. Non basta sul quadricottero, però non ci vuole un PC. Però ci sono certe cose che il microcontrollore proprio non ce la fa. O per fargliele fare dovete scrivere un sacco di codice, dovete sprecare tante delle risorse che lui ha a disposizione, che già sono poche.
Per esempio Arduino ha fatto uno shield che si chiama shield. Uno shield è un modulo aggiuntivo per la scheda Arduino che poi infilate su quel piedino lì e ti aggiunge funzionalità. Okay? Sono due di questi shield che si chiamano Wi-Fi e Ethernet shield che aggiungono alla classica scheda Arduino che invece ha proprio soltanto di routine, okay? Aggiungono la possibilità di fare qualcosa sulla rete. Però per fare una banale chiamata che ti voglio, perché sono sicuro, potete scrivere un sacco di codice, perché a quel livello lì siete a un livello molto basso nella gestione della comunicazione di varie linee, quindi dovete gestirlo tutto a mano. Quando magari l'unica cosa che volevate fare voi era prendere la temperatura di casa vostra e metterla su tetto. E con questa cosa, per esempio, con Arduino, con il microcontrollore, non la fai. Per un motivo specifico, perché tutte le API di tutti questi siti, Facebook, Twitter, Google Drive, eccetera, oggi per motivi di sicurezza utilizzano il protocollo HTTPS, che è non HTTP normale, che è in testo semplice, ma quello che è dato. Criptazione, ragazzi, è roba pesante. Ci vuole RAM, ci vuole tanta CPU per riuscire a collegarsi soltanto a un sito protetto. Il microcontrollo non ce la fa. Linux invece è nato in questo posto, per cui sa fare queste cose benissimo. Allora, il senso di metterci un Linux di fianco qual è? Che voi fate il vostro sketch che legge il valore del sensore e poi dite, Linux, vai su Facebook, pensaci tu che sei bravo. A quel punto poi per far andare Linux su Facebook andate su Google, scrivete Python Facebook, vi tirate fuori 10 righe di codice Python, le mettete sulla parte Linux, dallo sketch invocate con lo script in Python con il valore del sensore della temperatura, per esempio, e vedete la vostra pagina Facebook aggiornata con la temperatura di casa vostra. Molto più semplice, molto meno codice, molto meno codice che dovete scrivere voi, molte meno risorse che andate a utilizzare sul microcontrollore. Quindi rimangono più risorse disponibili, più RAM e più spazio per metterci un programma magari più complicato. Okay? Risorse che altrimenti tutto il codice della gestione dell'HTTP avrebbe bisogno. Altra motivazione, la seconda, è il Wi-Fi. Normalmente le schede Arduino si programmano collegandole al computer tramite cavo USB. Però, come in questo caso che vi faccio vedere, immaginate di avere una cosa molto semplice come può essere la scritta a LED che si corre sopra all'entrata del vostro negozio. Okay? E ci sono per esempio gli orari di attività. Okay? E a un certo punto voi decidete di cambiare. Cosa fate? Prendete la scala, lo portate, attaccate il cavo e aggiornate il programmino che c'è lì, perché di solito c'è scritta per far scorrere su quella che si chiama la matrice di LED. Okay. Si fa, okay. È quello che fanno quando vengono a fare una manutenzione, probabilmente, ma poi magari chi ha una cosa che si fa. Se ci fosse un modo per farlo da remoto, ok, via Wi-Fi, via Bluetooth, qualche altro protocollo, diventa più semplice. Con l'IMU diventa ancora più semplice per una cosa che vediamo dopo, e che però vi anticipo, che è il fatto di avere dei dati condivisi fra lo sketch e la parte di mouse. Il dato per scontato è molto. Sketch, tutto chiaro? Lo sketch è il programma che voi scrivete con dita di Arduino e che mettete sul microcontrollore. Okay? Quindi diciamo che questa area di memoria è condivisa fra il microcontrollore e la CPU. Altre motivazioni per cui abbiamo fatto questa cosa è semplificare la scrittura del codice per certe cose più complicate andando a utilizzare linguaggi di alto livello più semplici, Python, Ruby, sulle Linux ne sono a disposizione un po', preinstallato c'è Python, ma potete aggiungere altre cose. Un'altra cosa fondamentale sono le periferiche, anche lì gestire una webcam con un microcontrollore no, cioè perde, perché ha il suo modo di parlare quando le installate sul computer, se si ancora i nostri Windows o i driver da installare, quei driver servono per fare in modo che la webcam del computer parlino in modo opportuno. Non è che possiamo installare i driver sul microcontrollore, non ce la si fa. E allora Linux invece è bravissimo con queste cose qua e lo sapete voi. E poi vabbè,
una cosa che a me piace in modo particolare che è il fatto di poter mettere forse in campo un database, okay? Normalmente con lo schede Arduino, poi se volete accumulare addirittura dei sensori, andate a scrivere file di testo su una scheda SD. Perché un file di testo è facile da fare, farlo aprire su un database non è impossibile, però è molto complicato. Anche lì si spaccano risorse sul microcontrollo. Linux ha SQL, SQLite, Postgres, quello che volete. Fate una robettina in Python che va a fare qui e andate, cominciate a doppiare le due temperature a casa vostra e la giornata di fate. Come avviene tutto questo? Avviene grazie al fatto che questi due processori qua non sono isolati, ma sono collegati fra di loro tramite la porta seriale. Ovvero, se qualcuno di voi ha già programmato un Leonardo piuttosto che un Arduino Uno, sa che esiste un oggetto che si chiama serial, che è quello con cui normalmente andate a scrivere cosa sta facendo il vostro sketch su quello che nel libro di Arduino si chiama modulo seriale. Probabilmente uno schermo che c'è del testo che scorre e il testo che scorre è quello che voi avete scritto con questo oggetto. Il 2.4 ha due seriali, una è quella che continua a usare con Vide, l'altra invece è collegata al prompt, al terminale di Linux. Quindi il 32.4 nei confronti della parte di Linux è un po' come quando voi vi collegate in SSH o aprite una shell, non so come la chiamate, dove a un certo punto avete Federico chiocciola il PC di Federico, ok? E scrivete, cominciate a fare ls rm-r, quindi qual è la forza di questa cosa? Che voi con lo stesso serial per cui prima andavate a logare su il monitor seriale per sapere cos'è che faceva il vostro sketch, ora potete lanciare direttamente i comandi di Linux usando la stessa sintassi che potete forse aver visto prima con Simone che vi spiegava la Bash, okay? Questo già di per sé sarebbe abbastanza figo, però è anche abbastanza complicato perché per esempio se un processo va in errore poi diventa più complicato capire perché anche se un disco così è calato in errore. Allora quello che noi abbiamo fatto è stato creare una libreria software che si chiama Bridge, quindi banalmente il ponte, che vi aiuta nel far comunicare i due estremi di questo ponte, che sono il 32.4 e la parte del nostro. Con questa libreria Bridge, quindi voi per esempio potete appunto andare ad eseguire programmi sulla parte Linux, quindi dite Linux fai questo, oppure potete condividere delle informazioni fra i due mondi, quindi potete fare in modo che per esempio la rottura di un sensore venga accumulata in un'area di memoria che poi qualcuno forse dalla parte Linux andrà a consultare. Sulla parte Linux della IUN c'è un web server che espone un API più o meno REST. REST? JSON? Un po' di più? Ok. Voi fate una chiamata con il browser, stringi, e vedete una roba di testo dove ci sono associate dei valori delle chiavi. Okay, quindi temperatura del salotto 20 gradi, temperatura della cucina 18 gradi. Okay. Avete questa informazione che però è un'informazione strutturata, quindi voi potete consumarla o manualmente diciamo aggiungendola per la probabilità, oppure andare a integrarla all'interno di un'applicazione web, che è quello che faremo fra un attimo. Avete tutti uno smartphone? Ce l'avete? Oppure ricevere comandi da internet e passare lo sketch. Questo secondo me è anche una cosa molto figa, perché praticamente vuol dire che il vostro sketch lì fa cose, ma fra le varie cose che fa si aspetta di ricevere delle particolari istruzioni dal mondo esterno. Okay? Per esempio apri la porta, oppure accendi la luce in cucina. Questa cosa si poteva già fare benissimo anche prima, però ce l'avete con un collegamento seriale, quindi comunque cavo eccetera. Adesso c'è internet, c'è wifi, c'è il server web, ma allora la faccio con un pulsantino che tiro su in una paginetta HTML che diciamo è
la pagina di casa mia, nel senso che quella pagina lì rappresenta tutta la domotica che ho, sono riuscito a installare a casa, ok? Quindi controllo la luce di casa con pulsantini di stile sicuro. Dopo? Ok. A parte del noioso, quello delle specifiche numeriche, comunque la composizione Linux è un'altra cosa, è una 3.1. Ho studiato la Hunter, la sistemazione californiana. La cosa interessante è che non è scontato, ci sono delle buone qualità che se avete a casa in una lettera DSL Wi-Fi e lo aprite, probabilmente c'è quello stesso processore sopra. È un sistema chip, vuol dire che a differenza per esempio della Raspberry Pi, la Yuna non ha bisogno dell'SD per accendersi, perché la parte Linux è caricata su una flash che è saldata di fianco alla persona. Gira 400 MHz, quindi non è proprio un fulmine, però fa il suo scopo lavoro. E poi qui c'è la parte che secondo me fa ridere, però va sicuro che è vera. Cioè a 64 mega di RAM, a 16 mega di flash, però io non so se voi avete mai avuto un PC con un disco, un hard disk da 16 mega. Io no. Il mio primo disk ne aveva 40 ed era 92. Quindi non andiamo più dietro. Però la cosa incredibile è che nonostante questo si fanno un sacco di cose. Io ho già visto qualche progetto in giro e nonostante poco spazio di disco, non dico sia sufficiente, però ci sta. E poi comunque c'è, come dicevo in fondo, c'è lo slottino per la SD, quindi in realtà se dovete salvare dei dati non è niente sulla flash, anche perché la flash di questi cose qua ha una durata, non dico limitata, però se fate male questo programma la roviamo abbastanza in fretta, perché alla fine ha un numero di supporto, un numero di scritture, mi sembra che sia come 10.000. Se cominciate a fare un programma che va in loop, aggiorna un file ogni secondo, 10.000 secondi, diciamo, insomma, si fanno se il programma. Quindi meglio che i dati non si vada, li mettete sull'SD, così è roba che gestite voi, che altrimenti poi le schede da Yuna dovete buttare. Proprio 64 mega di RAM, anche lì mi sembra di essere Bill Gates, no? 64 mega, quindi 64 mega ci si fa un sacco di problemi. Questo volevo dire. Wi-Fi, comunque dicevamo prima, per io una caratteristica bella di non essere soltanto una cosa come il vostro telefonino che si attacca a un Wi-Fi che c'è già, che può creare un Wi-Fi, se non c'è. Ed è quello che in effetti succede quando tirate la Yuna fuori dalla scatola una volta attaccata al corrente. Crea un Wi-Fi apposta e quel Wi-Fi vi permette di accedere al suo pannello di controllo, dove potete, se volete, configurarlo per poi accedere al Wi-Fi di casa che avete. Però non è che sia obbligatorio. Per esempio, se avete più di una casa e volete che in qualche modo siano confinate a casa vostra, non avete bisogno di accesso a internet o cose del genere, poi create, fate che una crea il wifi e le altre si attaccano al wifi. Piccola rete wifi personalizzato dove parlano le Unifor. All'USB host, che si vedeva qui in questa qua, quindi questo è il classico ingresso USB del Mac, ok? Questa è una cosa che per esempio c'è soltanto un'altra scheda di Arduino che ce l'aveva, che era una Mega 4. Il punto è che qui potete attaccare dei device e questi device possono essere usati da Yuna. Webcam, potete attaccare, non vi bastano i 16 giga della scheda SD, volete 4 tera, perché avete il disco da ASI, benissimo, alimentatelo soltanto perché la Yuna si alimenta da parte dei piedini, ci sono piedini specifici per l'alimentazione, diciamo, quella esterna, ma normalmente si alimenta col cavo USB attaccato al computer. Il cavo USB tira fuori al massimo 500 mAh, la Yun quando ha il wifi acceso ne consuma 270 circa, quindi rispetto alle altre schede Arduino è una che consuma più. E quindi se state attaccate una disca della una qualunque disca esterno, questo se si accende la spia
quindi attaccateci roba alimentare. Però per esempio il mio collega ha fatto un esperimento con una webcam, le webcam non sono alimentate, e la webcam si è accesa e ha cominciato a fare streaming dalla iPhone. Invece un hub USB autoalimentato va bene. Perfetto, perfetto. Esattamente come sul tuo PC, tu attacchi l'hub e vabbè, vedrà l'hub, poi tu all'hub attacchi altro, quindi lui comincerà a vedere tutto l'hub. Da uno che ho a casa ho l'hub autoalimentato che alimenta lui, che poi va sul vivo, su di sopra e ok, fa il doppio giro, quindi funziona ancora anche in questo. Immagino di sì, già non ho parlato, quindi non voglio fare questa domanda. Però sì, cioè funziona, ci può attaccare un'app e poi la Lion vede tutte le periferiche che potrebbe fare. Ok, fin qua. E poi vabbè, a bordo l'unico controllore è il solito Atmega 24 che è quello della Leonardo, sono 16 MHz, vi dicevo, ben 32 K di flash e attenzione, 2 K e mezzo grandi, non sprecatela, cosa che è, dico, e adesso se non avete domande facciamo una demo. Domande? Ora prendete questo smartphone. Dovreste vedere che c'è un wifi che si chiama così, A1, A9, A9, 0, A2, eccetera. Play. Ci siete, andate a questo indirizzo qua, 1.1.6.8.2.4.0.1 sue in un. Dovreste vedere una pagina HTML bruttissima, c'è un campo di testo e un boccone. Mi sono sprecato con la probabilità. Siete? Se voi sul campo di testo scrivete la qualunque è scritto questo. Guarda un po'. Chi sta provando? Però non si rompa, vedremo. Provo io? Sta arrivando qualcosa, sarà lentamente perché lo state martellando. Cioè, infatti ho paura di questa massa di monta il divano. Non ci sono le accentate, scusate, mancano i font per le accentate, quindi mancheranno. Sketch, quel programma che sta sul 4.2.4 che sta gestendo con il LED,
a un certo punto aggiornerà il valore associato al labiale, il saggio da scrivere, cioè, aggiornerà il messaggio da scrivere, lo sketch, vedrà che il messaggio associato è cambiato e cambierà la scritta. E questo, diciamo, è la parte della versione più figa, perché praticamente avete un pannellino di controllo dello schermo di CD sopra l'insieme del negozio. Oppure, se avete sottovalutato questa cosa, non importa, prendete quel programmino dove c'è la scritta vecchia e via wifi, quindi rimanete seduti dietro la cassa, per rimanere nell'esempio, aggiornate il programma, quello comincia a scrivere una cosa diversa. Ok? Questo è particolarmente interessante, soprattutto nel momento in cui come icona fate magari una, diciamo, una specie di prodotto o una installazione. E se guardate con una piccola parentesi, una delle cose che stupisce tanto al mondo di Arduino è che per quanto non ci siamo qui all'industria, non ci fondati di nerd, però la buona metà degli utenti Arduino sono artisti. Però io, quegli artisti, cioè, bravo, no? Lavoro, abbiamo una lingua diversa. E com'è che anche un artista scrive il codice? E io ancora non lo sto vedendo. Però funziona. E allora cosa succede? Che gli artisti fanno le installazioni multimediali. Fanno delle opere d'arte che, per esempio, quando si avvicina qualcuno, cambiano colore. O reagiscono in maniera diversa al fatto che qualcuno le tocchi o le sposti, eccetera. In una situazione del genere, se voi artisti avete scoperto che il vostro programma è buggato, ok? Normalmente andate lì, lo smontate dal computer, andate, e poi ve ne andate e sperate che nessuno vi abbia visto. Con la piuma lo potrebbe fare, quindi non mi vede nessuno dietro la tenda. Basta. Sì, ma devi scriverlo, diciamo, a mano. Quello che succede nel codice è che tu hai una funzione di loop. Uno sketch Arduino è fatto da due funzioni, setup e loop. Setup è quella che appunto imposta lo sketch, imposta la scheda. Il loop invece è il vero programma che gira in continuazione. Nel tuo loop tu hai una... utilizzare due particolari oggetti che fanno parte della libreria Bridge, che si chiamano UseServer e UseClient. Lo UseServer lo accendi nel setup e nel loop dici UseServer accept, che è il tipico comando C piuttosto che altri, per vedere se c'è un client. E poi fai IfClient, quindi se effettivamente è arrivato un comando, allora tu vai a leggere quel comando. Se vuoi, adesso qui lo smartphone non si può vedere, però quello che succede in quella paginetta web che avete visto è che quando pigiate il bottone, lui fa una chiamata a una URL che è una URL eccetera, /Arduino, che è, diciamo, il prefisso delle URL che servono per inviare dei comandi, mi sembra messaggio o qualcosa del genere. Però per esempio su Lite c'è un esempio che è il temperature per panel, che quando lo sketch riceve il comando temperatura, va a leggere il valore di un sensore e va a creare una piccola rispostina HTML con quella lettura di comando. In quello aspetto, tornando al codice, tu hai, se il comando è uguale temperatura, chiama la funzione leggi temperatura. E se il comando uguale un'altra cosa, fai un'altra cosa. Quindi lo fai leggere. Allora, c'è un problema perché devi serializzare, allora la comunicazione è seriale, quindi in realtà è anche binaria, però se la fai binaria ti devi decodificare il binario, ok? È più facile forse se lo fai se devi passare un array di numeri, per esempio, ok?
facile se fai 1,2,3, perché poi ti becchi tutto lo stringone, c'è l'oggetto string su Arduino, fai string split sulla virgola e quindi ti ha creato l'array con il numero dentro. È più facile. Volendo prima che fai parlare di merda. Io praticamente, cioè devi avere una buona sensazione per farlo, però non c'è. Non c'è invece, per tornare all'inizio della domanda, un discorso di callback, cioè una cosa non succede in automatico. Il microcontrollore deve fare come si chiama polling, cioè gira, e ogni volta che gira dice c'è qualcosa con me, poi finalmente arriva qualcosa e fa cosa. C'è un modo per dire ok, attacca qui, allora, uno. Avete già pensato di download per cercare di internet? Se c'è, no, però un po' di magheggi lo fai. Quello che succede quando tu carichi uno slash via wifi è che l'IDE lo compila e crea il punto HRX, okay? Che è l'equivalente di file binario, cioè l'equivalente del punto exe per parlare di questo punto exe viene scritto sulla IUN di SSH e una volta che è sulla IUN, sul disco della IUN, sulla IUN c'è un programma che viene lanciato, gli si passa come argomento il path dove c'è questo punto hex e questo va a finire sul punto 4. Quindi per fare quello che vorresti fare tu, dovresti farti una piccola paginetta in Python, giusto perché Python è installato, che riceve in upload il programma che vuoi caricare e una volta che il browser ha finito il caricamento lancia questo programma che si chiama i dettagli li lascio perdere, ma che fa esattamente questo. Quindi non l'abbiamo fatto noi, però è una cosa che avrei potuto fare tu. Ed è una paginetta in Python, cioè esempi di Python con per fare upload di file. Una volta che hai finito di fare l'upload, prendi il file che hai uploadato e lanci il programma. Qualche riferimento? Ok? La pagina pure è lunghissima, la pagina è molto più notturna, in realtà si partita dal sito del Arduino, c'è qualche facilmente. Se non trovate sul foro a dare risposte alle domande agli utenti. Per fortuna la cosa buona è che rispetto ad altre situazioni sicuro che tutto io. Allora ci tengo. E allora sono sempre lì a rispondere agli utenti appena ma domanda. Quindi se avete un dubbio, molto probabilmente se voglio rispondervi. La cosa buona è che nonostante il prodotto sia uscito circa un mese fa, si sta già creando quella base di conoscenza per cui ogni tanto non arrivo subito a rispondere e rispondo agli altri utenti. Questo è molto buono perché vuol dire che, come si dice, non ho creato molto del volano, sta cominciando a girare per conto suo. Sono ancora lì per spingo, però ok, e poi vabbè c'è il mio account Twitter se volete andare. Ok? Grazie.